Presso la sede Florim in via Canaletto, nel biennio 2011-2012 sono stati demoliti vecchi capannoni con le coperture in Eternit. Sulla superficie di questa area sono stati installati circa 16 mm quadri di pannelli fotovoltaici System Photonics con una potenza nominale fino a circa 2,7 MW peak. Florim, insieme al cogeneratore e l'impianto di fotovoltaico, è in grado di autoprodurre nelle ore giornaliere fino al 67% dell'energia elettrica di cui necessita lo stabilimento. Questo progetto è partito dal Club della Responsabilità Sociale d'Impresa, di cui fa parte anche ERA. ERA ha mandato una proposta molto interessante ad alcune aziende del club. Si trattava di mettere nelle aziende dei bocchettoni, diciamo dei dispenser di energia elettrica. Onere dell'azienda era acquisire un'auto, noi ne abbiamo presa addirittura tre, in cui poter fare, fra virgolette, il pieno durante la notte di energia elettrica. E usiamo queste auto per fare da spola tra Modena e Rubiera, per andare a fare, diciamo, le commissioni, fra virgolette, in zona, nei vari uffici, e anche come Sockfader per visitare dei clienti. Parlo del progetto Reti Verdi, che è un progetto che ormai ha qualche anno di vita e che nella nostra intenzione vuole stimolare le aggregazioni di impresa in ambito economia verde, quindi in tutto quel comparto, diciamo così, dell'edilizia, che va a intervenire sia sul nuovo che sul costruito in termini di efficienza energetica e fonti rinnovabili. Cos'è Comondo? Comondo è la più importante fiera nazionale sulla tecnologie ambientali e sull'energia da fonti rinnovabili. Allo stesso tempo Comondo risulta essere la seconda fiera a livello europeo con 80.000 visitatori, 170 convegni e una quantità di giovani ricercatori o studenti così che risulta essere un riferimento proprio primario.